Grazie, grazie davvero dell'incoraggiamento e capisco che siamo un po' stanchi e con bisogno di pausa. Va bene. Allora, diciamo questo mio intervento si colloca in quella linea ideale che era stata accennata, che considera appunto la diagnosi un primo atto terapeutico e che considera il processo terapeutico una continua revisione e verifica dell'ipotesi diagnostica, e inoltre si colloca anche in quella dimensione che vuole sottolineare accanto alle difficoltà del bambino le sue potenzialità per riuscire a stare proprio nell'individuazione di quell'area di sviluppo prossimale che sappiamo essere l'unica nella quale è realmente possibile un cambiamento. Vygotsky ce lo ha ampiamente insegnato. Allora, che cosa l'ambito del mio intervento riguarda i disturbi dello spettro autistico? Sappiamo che il DSM-5 ha allargato questa categoria definendo appunto gli autismi e quindi tutti i disturbi che stanno dentro lo spettro, ma ci chiede anche che siano sempre più specificati i livelli, e questo ci ha trovato già in linea, già pronti, era il nostro atteggiamento da sempre, e questo protocollo è nato proprio all'interno della nostra ricerca. Che protocollo è? È un protocollo che ha individuato degli indici predittivi che consentono di definire una categoria di autismo, cioè di bambini che monitorati in 4 anni hanno mostrato, grazie a questi indici predittivi, in virtù del fatto che noi avevamo potuto evidenziare questi indici predittivi, che hanno dimostrato un cambiamento, si sono dimostrati sensibili a un trattamento, a un approccio evolutivo, modificando la loro sintomatologia fino ad arrivare in alcuni casi a una diagnosi di non autismo secondo la classificazione ADOS. Come è costituito questo protocollo? L'acronimo TULIP sta ad indicare l'inizio di 3 test che sono stati utilizzati. Sono il TCE, il WOI e la LEITER come indicatori appunto di predittività. Ora cercherò brevemente di spiegarvi qual è stato il ragionamento che ci ha portato fin qui. Sappiamo e condividiamo tutti il fatto che la principale difficoltà dei bambini dello spettro autistico è una carenza nei processi di empatia. Empatia che possiamo considerare nelle 2 accezioni di empatia emotiva, cioè difficoltà a concepire, a sentire l'emozione dell'altro e a differenziarla, e difficoltà a concepire che l'altro è dotato di una mente e produce pensieri. Smith ha definito empatia emotiva e cognitiva queste 2 modalità. La teoria della mente, che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio è stata ormai conosciuta da tutti, in realtà oggi si diceva riappropriamoci anche di conoscenze, ha riportato un po' più alla ribalta quegli studi che in ambito psicodinamico si facevano già 40 anni fa sulla costruzione della mente. Dico questo perché è estremamente importante riagganciare studi che sono stati corroborati e dimostrati nell'attualità. Allora, noi ci siamo trovati di fronte a questo problema. Tutti i bambini autistici non hanno una capacità, la maggior parte, la caratteristica principale, diciamo meglio, del bambino autistico è quello di non avere empatia. Stabilito che non c'è, tutti i bambini sono uguali. La domanda che ci siamo posti clinicamente è come possiamo fare a differenziare questi livelli? Esistono dei livelli diversi? E la domanda in termini evolutivi è quali sono le attività che precedono il momento in cui il bambino sviluppa l'empatia, cioè cosa c'è prima che il bambino riesca a capire che l'altro ha un'emozione che è diversa da sé, cosa c'è prima
E la risposta è il contagio emotivo. Il contagio emotivo, e questo è il primo test che abbiamo utilizzato. E, il contagio emotivo, diciamo, ne ha parlato negli anni 40, ne parlava Bleuler, parlava di mimesi affettiva, riferendosi a quella, quel movimento che avviene tra madre e bambino, che porta a dei, proprio a un cambiamento di mimica. Ne ha parlato Jung, che parlava, che ha indagato gli stadi primitivi della mente e che ci incoraggiava a riflettere su quanto il contagio continui ad essere presente anche quando le corticalizzazioni ci portano ad altro. Ma dopo di allora il contagio è stato veramente tanto disatteso. Allora noi abbiamo tentato di rioccuparci di quest'area, e ovviamente la domanda che ci siamo fatti è: come possiamo fare a verificare la presenza di contagio? Perché tutti i test che permettevano la verifica dell'empatia, tutti i test presenti nella clinica, in realtà non erano somministrabili ai nostri bambini veramente autistici, in quanto presuppongono una partecipazione attiva del bambino, cioè una sua consapevolezza. E quindi quello che abbiamo pensato, alla fine a volte le risposte sono più semplici di quanto si immagini, abbiamo individuato una situazione test in cui mettiamo... Interrompo un attimo, abbiamo il ministro della salute. Ma non interrompiamo la relazione. Ecco, parlavamo di emozioni e dicevo, allora il problema che ci trovavamo nella clinica è che senza la partecipazione attiva del bambino noi non potevamo stabilire il livello di empatia. Allora la risorsa che abbiamo trovato è stato quello, poiché sappiamo da anche ormai da tutti gli studi, neuroni specchio, neuroscienza e quant'altro, che i cambiamenti sono visibili nel corpo, abbiamo pensato di creare questa situazione in cui al bambino vengono presentati dei video in cui una bambina presenta delle emozioni e poi di registrare le sue risposte vedendo, osservando i suoi cambiamenti posturali. Allora, il contagio, vi dicevo, è presente nei primi stadi, quando non è ancora presente la differenziazione tra sé e l'altro. E quello che noi siamo andati ad osservare sono questi parametri. Quindi non c'è nessuna richiesta diretta al bambino, e attraverso questi parametri ovviamente questo presuppone una buona formazione dell'osservatore, che è quello di poter vedere anche le sfumature di cambiamenti posturali e quant'altro. E questo è come è fatto il test. E che cosa abbiamo, nel momento in cui l'abbiamo strutturata questa situazione, ovviamente abbiamo validato il test e quant'altro possa servire nella ricerca, abbiamo anche differenziato un altro livello, cioè la presenza di contagio, l'arrivo all'empatia, ma anche i primissimi stadi, quelli osservabili nel primo mese di vita, nel secondo mese di vita, che sono appunto i principi di contagio. In realtà un bambino normodotato, come vi dicevo, già dal primo al secondo mese ci dimostra una risposta di contagio. Allora, che cosa abbiamo osservato in un primo studio? Ovviamente, oltre a vedere noi quello che presentiamo, sono le quattro emozioni base, quelle accettate da tutti come fondamentali, e che la connessione, la cosa che ci sembrava importante stabilire, è chiaro che la minore risposta emotiva con bambini che hanno una sintomatologia autistica corrisponde a una maggiore presenza di comportamenti ristretti e ripetitivi. E quello che abbiamo notato in una prima ricerca sempre monitorata negli anni è che abbiamo preso un campione di 53 bambini che sono risultati
bambini che all'inizio dell'osservazione avevano la presenza di contagio, dopo 2 o 4 anni hanno avuto un'evoluzione positiva, arrivando all'empatia e modificando il loro punteggio ADOS. Quindi questo era uno dei primi punti della nostra ricerca, nel dire ok, noi possiamo tarare il livello nel processo di empatia e questo sappiamo che in qualche modo ci produce l'andamento. E questo era la prima ricerca, che chi volesse approfondirla, questo è l'articolo in cui è stata pubblicata. Lo stesso identico ragionamento vale per l'intenzione. Per questo test che è, si chiama della comprensione delle intenzioni. Perché anche qui, 10 anni fa, quando avevamo fatto il primo protocollo di ricerca, avevamo potuto notare che tutti i bambini che avevano avuto una diagnosi di autismo non erano in grado di rispondere al compito della falsa credenza, cioè quello che ci fa capire che il bambino ha capito che l'altro è dotato di una mente. Bene, era confermato che tutti i bambini del nostro campione erano autistici, ma come potevamo differenziare quelli che avevano un livello diverso? Perché davvero non esiste un bambino che sia uguale a un altro. Allora anche qui la domanda è: se seguiamo la traiettoria evolutiva, perché è sempre quella la questione, e non guardiamo solo il presente e comunque consideriamo lo sviluppo come la base di tutto il nostro fare terapeutico, questo può farci fare delle domande. Quindi la mia domanda è stata: ok, ma prima che si raggiunga il fatto che l'altro ha una mente, che succede? Succede che il bambino comprende che l'altro ha un'intenzione, prima di comprendere che abbia un pensiero. E quindi anche qui la clinica non ci dava dei test possibili, ma la ricerca sì questa volta, e questo è uno dei problemi, che la ricerca e la clinica non sempre riescono ad integrarsi. E allora siamo andati nella ricerca, e diciamo quel grande mente di Meltzoff, che ha studiato l'intenzione nei bambini già da 12 ore dopo la nascita, aveva strutturato una sua prova per studiare le intenzioni, e quindi andando a prendere questa sua prova abbiamo fatto una piccola modifica, perché uno degli oggetti che lui usava risultava secondo noi non adeguato per i nostri bambini autistici, perché c'era la presenza di un rumore, una di quelle scatole con rumore. Allora abbiamo pensato che questo potesse essere un'interferenza sul piano della sensorialità, quindi abbiamo fatto una revisione del test nel 2007, abbiamo fatto questa revisione, abbiamo fatto diventare 4 le prove, e anche qui abbiamo fatto la stessa cosa, e cioè abbiamo somministrato a un campione questa volta di 100 bambini, abbiamo somministrato nella fase iniziale il test per andare a verificare dopo 2 o 4 anni se i bambini che presentavano la comprensione dell'intenzione migliorassero più degli altri. Ma c'è di più, e qui è un punto che mi preme moltissimo sottolineare, perché in questi anni la nostra ricerca tanto si è basata su questo, perché dovevamo anche capire, ma le intenzioni sono legate soltanto a una componente cognitiva o c'è altro? E la ricerca ci dice che c'è altro, perché negli studi che sono ormai recentissimi e anche datati, è chiarissimo che il bambino reagisce già a una settimana ad una persona comprendendo le intenzioni, ma non comprende le intenzioni se a fare l'azione è un robot. Allora questa considerazione è molto importante. E che vuol dire questo nella clinica? Da cosa dipende l'intenzione? Solo dal cognitivo o c'è qualcosa che entra in gioco? E allora, per essere sicuri di questo da un punto di vista scientifico di dimostrazione, abbiamo messo accanto al campione di 100 bambini tutti diagnosticati con autismo importante, abbiamo preso un campione di 50 bambini che non presentavano autismo, ma che presentavano tutti un ritardo cognitivo.
Allora, bene, che cosa è venuto fuori? Che i bambini, mentre nel gruppo dei 100 bambini autistici ovviamente ce n'erano alcuni che ancora avevano un quoziente intellettivo adeguato e alcuni che invece avevano un ritardo, mentre il campione di controllo era tutto ritardo. Bene, il campione di controllo ha mostrato, nel campione di controllo i bambini hanno mostrato una percentuale di capacità di comprendere l'intenzione assolutamente superiore a quella dei bambini autistici. Quindi la capacità di comprendere l'intenzione dell'altro non dipende da un fatto cognitivo, o quantomeno, per essere veramente seri da un punto di vista scientifico, dobbiamo dire non dipende solo. E quindi anche qui, con questo campione di 100 bambini in una ricerca condotta a 4 anni, abbiamo visto che era un indice predittivo. Questo è l'articolo che è stato pubblicato su questo tema. Terzo elemento è nato perché ragionavamo prima con la dottoressa Vanadia sul fatto che i test, le valutazioni sono per noi fondamentali, ma devono essere sempre accompagnate da una visione dello sviluppo, da una visione della clinica, perché quando, come diceva il dottor Orlandi prima, i bambini bisogna però pure osservarli e bisogna che uno gli fa una domanda, perché se nessuno gliela fa la domanda non si sa. Allora, quello che qui mi aveva colpito negli anni, vedendo, stiamo parlando di una scala non verbale, perché tutti i nostri bambini autistici sono bambini che non possono fare una scala verbale, e questo è importante quando si fanno distinzioni e si fanno confronti su terapie, perché adesso c'è la categoria dell'altamente funzionante, nel quale credo che tutti noi dovremmo seriamente impegnarci per definirne i confini, perché altrimenti quando andiamo a fare i confronti non sappiamo che confrontiamo. Comunque tutti i nostri bambini, poiché non riescono a fare una scala verbale, hanno fatto una scala non verbale. E che cosa è venuta come prima osservazione? La prima cosa che mi aveva profondamente colpito, che andando a fare una lettura qualitativa del test, notavamo che il ragionamento fluido, che è una delle sottoscale della grande scala intellettiva, molto spesso era più alto. Ora è importante sottolineare il fatto che il ragionamento fluido ha a che fare con una componente innata fondamentale dello sviluppo, non interferita da elementi di apprendimento, elementi sociali. Quindi, in soldoni, il ragionamento fluido ci dà proprio la componente di fondo dell'intelligenza dell'individuo. E allora, avendo fatto questa osservazione, siamo stati a monitorarla nel tempo e abbiamo preso in questo caso un campione di 90 bambini. E cosa abbiamo osservato? Che i bambini che avevano un ragionamento fluido più alto di 10 punti o anche di 15 punti rispetto al QI generale erano bambini che dimostravano un cambiamento nel tempo. Perché sto mettendo tanta enfasi in questo discorso? Perché per noi è stato veramente straordinario, perché capite che differenza fa pensare se io sono in rapporto con un individuo che non capisce o se invece posso pensare che lui capisca. Siamo noi operatori, noi adulti, noi genitori, noi tutti che cambiamo atteggiamento. Allora se io in presenza di un ritardo conclamato posso dire a un genitore: attualmente il QI mi dà un ritardo, ma questo bambino mi dà un indice predittivo per cui sicuramente il suo QI migliorerà, capite che non stiamo solo aprendo una speranza, noi stiamo cambiando una visione del mondo. E ritengo che i bambini abbiano diritto che si facciano degli sforzi il più possibile rigorosi perché queste visioni cambino. Allora, tutto questo ci ha portato anche qui, abbiamo fatto, perché per questo il dottor Bianchi diceva sono ricerche iniziate 10 anni fa, per molte abbiamo aspettato 4-7 anni per verificare i cambiamenti nel tempo. I nostri bambini sono monitorati ogni anno e ogni anno vengono ritestati
E in questo caso, quest'ultima slide era relativa al fatto che ovviamente, questa è una specifica che è importante fare, il ragionamento fluido ha un valore predittivo solo quando il QI è basso, perché d'altra parte se il QI è già alto non mi serve predire, no? C'è già. Ok, quindi che cosa è successo? Abbiamo messo insieme tutti, questo è l'articolo in cui abbiamo, in questo caso abbiamo avuto un campione di 90 bambini e abbiamo messo insieme, quello è l'articolo nel quale trovare. Bene, questi tre test sono diventati quelli che abbiamo messo nel protocollo. Questa volta abbiamo preso 49 bambini e li abbiamo seguiti per 4 anni. E che cosa? Ovviamente non vi ho fatto una specifica che ogni volta questi test venivano messi in relazione con l'ADOS, che è considerato il test gold nella valutazione dell'autismo. E quindi è proprio questo protocollo, come vi dicevo all'inizio, che ci ha permesso di mettere a fuoco, di descrivere una categoria di bambini che possiamo vedere riassunto in questo schema. Si riesce a vedere? Ok, allora che cosa ci dice questo schema? Che stiamo parlando del test che misura il contagio emotivo. Se il contagio emotivo è assente, come vedete, ADOS 1, 2 e 3 sono i retest fatti a 2 anni e a 4. Abbiamo sempre un miglioramento, perché sono tutti bambini che stanno all'interno di un percorso terapeutico. Ma se andiamo a vedere la seconda riga, il TCE emergente, noi vediamo che c'è già un miglioramento significativo. Se poi vediamo il TCE presente, questi sono tutti bambini che escono dalla diagnosi di autismo dopo 4 anni, alcuni dopo 2, come vedete il punteggio ADOS 7-8. C'è una specifica che voglio farvi, la 12,8, perché questo sarebbe equivocabile, è la media, quindi significa che qua dentro ci sono anche bambini che possono avere 18 come punteggio, quindi, e questa, e però c'è video? Ok. E dopodiché la stessa cosa la vedete per quello che riguarda le intenzioni, quindi bambini in cui era assente abbiamo sempre un miglioramento, ma rimangono sempre nella diagnosi di autismo. Nell'emergente si spostano nella diagnosi di disturbo, quando è presente ci troviamo di fronte a una situazione di non autismo. È evidente che è molto importante poter definire all'inizio se dei bambini potranno avere una prognosi positiva, perché questo significa poter dire questi bambini sono sensibili a questo tipo di trattamento e miglioreranno. E chiaramente tutti questi indici correlano con la componente affetto sociale dell'ADOS e tutto quello che noi stiamo sottolineando, e domani nella giornata sottolineeremo sempre di più, è quanto il deficit primario di un bambino autistico, ma come è normale che sia, perché lo sviluppo è così, è primariamente affettivo e conseguentemente diventa cognitivo. Ovviamente quello che è importante è che il punteggio ADOS e il QI non sono indicativi del miglioramento, cioè non è che se il bambino è nello spettro sicuramente migliorerà e se non lo è no. E a dimostrazione di questo, e questo è l'articolo dove potete trovare un approfondimento, a dimostrazione di questo vi faccio vedere alcuni video di pochi minuti e volutamente non vi dico il punteggio dei bambini. Vi dico che qualcuno ha un punteggio molto alto, qualcuno ha un punteggio, tutti punteggio di autismo, e qualcuno più basso e qualcuno più alto. Guarda, ti faccio vedere un gioco più difficile, devi stare proprio tanto attento, eh? Sei attento? Bene. Allora, guarda che ti faccio vedere. Ti faccio vedere che c'è una cesta e ti faccio vedere che c'è
una scatola, le mettiamo qua e poi ti faccio conoscere due bambine. Allora, c'è questa bambina con i capelli gialli che si chiama Sally. Come si chiama questa? Sally. E questa Anna. Anna. Guarda cosa fanno, eh? Giocano con una pallina. Boing, bye bye, boing, bye bye, boing, bye bye. Guarda a un certo punto che succede. Si fermano perché sono stanchi. Sally prende la pallina e la mette nella cesta. E poi Sally va via. Ciao ciao. Quando Sally è andata via, guarda cosa fa. Prende la pallina dalla cesta e poi la mette nella scatola. E va via anche Anna. Ritorna Sally. Ecco Sally. Dove cerca la pallina? Dove pensa che la pallina sta? Ma chi ha preso la mia pallina? Chi è stato? È l'altra, l'ha messa lì in scatola. Vediamo un po'. È stata Anna, adesso quando torna glielo faccio vedere. Ok. Ovviamente. Questo bambino ha iniziato la terapia a meno di 2 anni e i genitori sono stati straordinari e dopo un anno e mezzo da qui l'abbiamo mandato a casa. Salve, sono Gaia e oggi è il mio ultimo giorno di sto qua. Mi dispiace tanto lasciare e come state vedendo io sto quasi per cadere, che non vorrei. Però non... Vi dico una cosa, e fatela anche sapere agli altri bambini che verranno qua, che abbiamo a casa, non è il posto da vincere, ma è partecipare. Ciao. Come stai? Bene. Come ti senti adesso? Felice. Hai visto che bel gioco abbiamo fatto oggi? Sono emozionata. Senti, tu è un po' di tempo che vieni qua, sì. Da noi, ti ricordi sì, qualcosa? Sì, un po', e quando me ne andrò via forse mi mancherete un po'. Ti ricordi quando eri piccola, quando sei venuta qua? Quanti anni avevi? 3. E che ti ricordi di questo posto? Beh, quando non avevo l'età di 5 o di 6 anni mi ricordo Barbara e Claudia e Massimiliano, mi ricordo solo questi. Ci vuoi fare un saluto? Mi sono divertita in questo posto e spero che quando me ne andrò ricorderete questo video. Se mi dimenticherete, guardate. Claudia, e vi mando un cuoricino a tutti. Sentito male. Va bene. Grazie.